Ciao amici da Frank Bianconero, iscrivetevi sempre al canale, lasciate un like e ditemi cosa ne pensate nei commenti. Milan-Bologna, il Milan ha ricominciato dove ci aveva lasciato nel post-lockdown, perciò una squadra quadrata, una squadra che ha giocato bene, ha fatto sembrare anche l'inerzia iniziale del Bologna, dopo 10 minuti ormai quasi inefficace e fino all'80esimo, perché alla fine c'è stato Donnarumma che ha fatto un paio di buoni interventi, ma tutto sommato il Milan ha condotto la gara nei migliori modi possibili. Ripeto, ha fatto i primi 10 minuti il Bologna con quel tiro di Soriano deviato da Kessié e poi niente più. Il Bologna ha provato a fare qualcosa, ma ha trovato Milan, ecco perché ho detto ritrovato, perciò ben quadrato. Giocatori già abbastanza bene fisicamente, con un giocatore assurdo di 39 anni, dove sembra addirittura che sta ancora meglio dell'anno scorso fisicamente. Anche quando va in progressione, sembra ancora stare alla grande. Poi mette comunque in apprensione e in difficoltà tutti. Perciò un Milan, io l'ho detto anche prima ovviamente di questa partita, che oltre a fare un mercato intelligente, è una squadra quadrata, è una squadra che sta formando le coppie per ogni ruolo. Sta mettendo competitività nella rosa, perciò può fare molto bene. Con quattro giocatori, secondo me, su tutti, a parte Ibrahimovic, che sono Bennacer, che ha fatto un'altra buona partita, Theo Hernandez, il solito, Rebic e Calhanoglu. Secondo me, questi sono i punti di riferimento. Kjaer è una fortezza lì dietro. Gabbia ha giocato bene, manca anche Romagnoli. Poi c'è quel portierone che comunque prendi un tiro in 90 minuti e ti fa una grande parata. E poi è un Milan molto interessante, abbiamo visto come è entrato bene Diaz, piccoletto sì, ma la palla attaccata a piede, perciò questo dissi nel momento che lo stavano prendendo che ha delle doti tecniche pazzesche. Certo, fisicamente ci può rimettere, ma mi sembra, con i giusti paragoni, perché ora è giovanissimo e deve migliorare, il Giovinco, un po' un Giovinco perché lui pesa anche meno di 60 kg, piccoletto. Perciò deve formarsi un po' a livello di forza nelle gambe perché la tecnica non gli manca, non gli serve fare granché tecnicamente, ma sul fisico, soprattutto per essere più pesante quando sei fermo sul terreno, questo sì. C'è da dire ben poco, il Bologna mi è piaciuto poco, il Bologna ho visto poco di quello che siamo abituati, ma molto merito ovviamente va al Milan. Il Milan, signori, che io lo reputo una squadra che può tranquillamente entrare nei quattro posti, e non lo dico assolutamente per gufare perché, come ben sapete, chi mi segue, il Milan non è una squadra che odio sportivamente, ne odio un'altra, ma questo non è importante. Perciò il Milan, oltre al mercato intelligente, c'ha giocatori davvero interessanti. Poi con questo schema 4-2-3-1 valorizza e mette i giocatori ognuno nel proprio ruolo, come Bennacer e Kessié, come Calhanoglu ormai dietro la punta Ibra. Perciò un giocatore di alto livello Calhanoglu, come ce lo ricordavamo a Leverkusen, perciò sta facendo bene ed è per me un grande giocatore, anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dei calci piazzati, è sempre un fattore Calhanoglu. Detto ciò, complimenti al Milan, una buona prova e secondo me il Milan farà un buonissimo campionato. Poi sarà di vertice assoluto da seconda, terza, quarta, o combatterà con le quarte, così lo vedremo. Ma intanto chi ben comincia si dice sempre a metà dell'opera e il Milan mi sembra che abbia già cominciato col piede giusto. Ciao amici da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale, vi aspetto. Il calcio è la mia passione.